sono molti modi di tenerci aggiornati sulle cose della medicina che cambiano ogni giorno, specialmente in ambiti poco conosciuti e di complessità, sia sul versante della fisiopatologia che della diagnostica e del trattamento, come è il caso dell'amiloidosi cardiaca. Ci sono convegni, workshop, masterclass, partecipazione a webinars, c'è il materiale che si può reperire sulle pubblicazioni scientifiche o su internet. In realtà io penso che non ci sia niente di meglio, però, che tenere un libro tra le mani, un libro che è stato scritto in gran parte dai colleghi del mio ospedale di Pisa, della Scuola Sant'Anna, ma anche da colleghi illustri come Perfetto Cappelli del Centro di Firenze, con una chiosa del professore Apezzi, un libro esaustivo che copre tutti i capitoli di una storia lunga che va appunto dalla disamina dei meccanismi per cui la deposizione di proteine amiloide nel cuore causa la malattia clinica dello scompenso, fino alla possibilità moderna di diagnosticare l'amiloidosi, differenziarla in amiloidosi a catene leggere e da transtiretina e trattarla con farmaci e trattamenti che dopo tanti anni per la prima volta sono disease modifying e life saving. Sono 327 pagine in cui ogni vostra curiosità potrà essere soddisfatta.